a tutti un bellissimo momento di riunione familiare, che non è una riunione, sono tutti in cucina come era spessissimo una volta, e chi mangia, chi chiacchiera e magari chi fa i compiti, vediamo se li ha già fatti. Infatti non li ha fatti, fai velocemente i compiti e poi li fai anche tu appena hai finito di mangiare. I due piccolini invece devono... papà ripone questo, riponilo. E poi aiuti Britta con i compiti. Mentre mamma Elga aiuta, vediamo chi è più indietro dei gemelli, vediamo, allora, vediamo un po' il vasino su, no, non c'è più il vasino su, è giù in camera il vasino, vediamo se, sì, lui lo sa già fare da solo, ok, lei invece non ha molto sonno, e vediamo abilità come messa, pensiero, facciamola andare un po' avanti nel pensiero, studia le forme e il pistolino fa la pipì sul vasino, dopodiché Elga deve pulirmi il frigo, buttare il cibo avariato. Ecco, abbiamo finito i compiti ragazzi. No, papà sta ancora insegnando. Enrique li ha finiti, benissimo. Mettilo nell'inventario, Enrique, perché poi li lasciate sempre in giro. Ok, è l'ora della nanna, ci siamo. E perciò rimandiamoli, li mandiamo a nanna. Enrique sta qui e la piccola sta qui. Intanto mi sa che, chissà se la biancheria è asciutta, ah benissimo, allora tu sostituisci, aggiungi dei fiori e aggiungi la rosa e poi non c'è bisogno di cambiare l'acqua, fai il bucato, lava nella tinozza e tu invece stringi un legame con le api e vedi di prendere altro miele. Poi mandiamo i piccoli a nanna e domani è un altro giorno. Ok, puoi andare a nanna, pistolina 1, e anche ti ho detto di fare... Ah, ok, sta facendo la pipì. Bravissimo, Ansel. Gretel è già a nanna. Ansel e Gretel è una fiaba dei fratelli Grimm che erano tedeschi, quindi sono assolutamente due nomi tedeschi. Bravissimo amore, vai a nanna. Tu fai il bucato, ecco qua, metti una tuta da apicoltore e raccogli il miele. E poi applichi sta terapia antiacari e poi ve ne andate a nanna anche voi due, poverini. Quanto miele mi raccoglie, di che qualità è? Mi sa che è poco tesoro, eh? Mi sa che è poco sto miele, 11 e sarà scadente. Anche quello nuovo? 3. Scadente, scadente e scadente. E va bene, lo venderemo al mercato. Dunque lui domani va a lavorare, voi non mi avete risposto se volete seguirlo al lavoro, quindi non lo seguiamo, lo seguo io e poi aspetteremo il suo ritorno a casa. Vai pure a dormire Gunnar, dormi e quando lei avrà finito il bucato dormirà anche lei. Ci vediamo domani dopo il lavoro di Gunnar che... è diventato assistente medico, l'avevate già visto, e adesso deve curare 3 pazienti. Lui è al terzo step. Abel è arrivato al secondo step, è lo step precedente di assistente medico, non mi ricordo, inserviente forse, boh, non me lo ricordo.
domani dovrà curare 3 pazienti, che non è difficile se li trova già col cuoricino rosso, quindi con la diagnosi già fatta. Comunque lo vedremo domani al suo ritorno. Fine del turno, Gunnar ha svolto un lavoro fantastico, ci saranno sicuramente promozioni e la salute della 364, più un giorno di vacanza a casa. Eccoci qua, ha curato 3 pazienti, io l'ho scoperto dopo anni che ho al lavoro, che se entro in ospedale e ci sono dei pazienti col cuoricino rosso che pulsa sulla testa, vuol dire che sono stati già diagnosticati, basta andare lì e dire cura il paziente, la diagnosi c'è già ed è sicuramente giusta, per cui è facile curare i pazienti se li trovi già. Allora, divertimento, leggi, apri, vediamo cosa può leggere, qualcosa di leggero che si diverta un po', non più contadino, vai. Poi lei le facciamo fare un dipinto, sempre o impressionista o classico, facciamo un dipinto classico grande. Così vediamo di... Comunque siamo a 5810, non so dove sono andata, eravamo a 6000, dove sono andati a finire la posta non c'è. Dopodiché il nostro Gunnar si occuperà del giardino, lei non ha fatto una ceppa di quello che le ho detto, allora intanto fai evolvere, sì che c'è, fai evolvere. Cavoli, perché? Ah, perché lei non è, ok, fai evolvere, e questi due sono evoluti, pianta di cipolle non è pronta ad essere evoluta, la salvia nemmeno, allora lei deve raccogliermi gli spinaci, ah sì, l'ha fatto poverina, raccogli gli spinaci perché voglio che faccia la torta di spinaci e funghi, però non abbiamo i funghi, quindi adesso la mandiamo e raccogli patate anche, poi lui farà la vendita, la mandiamo un attimo a raccogliere i funghi, non so se è la stagione, però credo che sia autunno la stagione dei funghi, però intanto ci mettiamo via, qui c'era la pianticina dei funghi, infatti eccoli qua, osserva, in autunno vengono fuori, mannaggia, siamo senza funghi. Ah, lui ha aperto i semi che gli ho fatto comprare, perché magari no, vedi, apri un pacchetto di semi, vediamo se ci sono i funghi, no, c'è la vite, ma lui c'ha un sacco di spinaci qui, allora questi ce li vendiamo perché non esistevano, e la vite ce la vendiamo perché ce l'abbiamo già. Niente funghi, dovremo aspettare. Elga, per cui a questo punto 6 spinaci, lui ce ne aggiunge altri 12, più 8 patate, e faremo la quiche di spinaci senza funghi. Questo ha variato il frutto grigliato. Ma rifà il ritratto dei suoi genitori, vabbè, così ce lo vendiamo, dai. Olla. Beh, ha proprio nostalgia dei genitori a sto punto. Lui si sta divertendo, sì, per cui adesso gli manca la socialità, insegna a nessuno perché i bimbi dormono, parla un po' con tua figlia, chiedi della scuola, fai un discorso esortativo e gioca con lei, gioca un po' a scacchi. Ok, tu vai a raccogliere? Sì, ormai ne abbiamo abbastanza, però va bene.
Questo quanto vale? Bello, 433, vendi a un collezionista. No, no, lo tengo per quando aprirà la sua piccola galleria d'arte. Sarà una galleria d'arte piccolissima, non sarà una grande galleria d'arte. Ragazzi, vi sto risparmiando tutte le preparazioni per andare a letto, sono tutti sporchi, devono fare tutti il bagno e la pipì. Insomma, adesso li mando tutti a letto e ci vediamo domani al ritorno di Gunnar dal lavoro. Chissà che non ci scappi una promozione perché era arrivato all'eccellenza. Quindi a domani. Ragazzi, il nostro Gunnar galoppa verso il successo. Allora, oggi Gunnar ha svolto un lavoro fantastico. Nel suo futuro ci saranno sicuramente promozioni e la salute della comunità. Tecnologo medico, 14 in più all'ora. Per un totale di 49 all'ora ha ricevuto 312 nuovi abiti, luce chirurgica che non so, il tapis roulant, possono essere esaminati. Denaro guadagnato, orca 364. Andiamo a casa a vedere la sua famiglia disastrosa. Vedo che il piccolo Hansel è rosso. Ok, tornato a casa, troviamo un disastro come al solito. La piccola piange perché? Vediamo perché. Perché ha freddo, patatina, vai a scaldarti al fuoco, vai qui, corri qui, corri qui. E tu cos'è che hai? No, tu stai bene, compiti a casa. Ok, pulisci il vasino, amore. E fai i compiti insieme a tuo fratello. Elga, come al solito, pensi a tutto tranne che a ripulire. Ripulisci, ripulisci, gioia mia, e pulisci il pavimento. Questo lo possiamo sostituire. Abbiamo avuto i soldi dall'assicurazione, abbiamo guadagnato un sacco di soldi. Tu cosa stai facendo? Stai pulendo il seggiolone da fuori. Perfetto, perfetto direi. Invece tu mi ti occupi del giardino, ti vesti da inverno, abiti, cambia abito, ti vesti da inverno così e mi ti occupi del giardino. Per cui, oh, intanto fai evolvere questa bella pianta qui di fiori. Oh, ma c'è un sacco da evolvere, che bellezza! Così valgono sempre di più, questo no, però allora, super vendita, oh, finalmente ha la super vendita. Qui, anche super vendita. Credo che sia la stessa, però vediamo. No, infatti non ha venduto questi qui. E recuperiamo immediatamente i soldi spesi per... Dai una pulita. No, 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 aspetta un attimo, sgridalo un pochino questo bimbo. Genitorialità, disciplina, severo, urla contro per aver combinato un pasticcio. Poi una volta i padri non scherzavano, eh? Eh no, non si fa. È inutile che fai capricci, Ansel. È così deve essere. Bravo papà. E adesso ti tocca anche ripulire i pasticci di tuo figlio. Tu invece vediamo cosa devi andare avanti. Fra poco vi saluto, ragazzi, perché ecco, bravo. Gioca anche tu, vediamo com'è. Comunicazione, immaginazione. Finiamo con l'immaginazione. Gioca con un giocattolo e facciamo con Ciompi il mostrino. Così va a 4 anche di... Ma lui è avantissimo. 4 in comunicazione.
3 in immaginazione, 4 in movimento, 3 in pensiero, 2 sul vasino. Lei? Anche lei, uguale a lui. 4, 3, 4, 3, 2. È un po' più indietro in vasino, ma tanto lei è indipendente, per cui... mi fa piacere vedere che è inutile che fai quel lavoro lì, povero. Povero Eric, se papà non ripara il lavandino, non possiamo... Allora, io ragazzi farei una cosettina, farei una cosa molto carina, farei la cameretta di Hansel e Gretel quassù, visto che i soldi adesso ci sono. Lui dice dai, togliamoceli dalla camera da letto, perché così riusciamo anche a, non dico fare fichi fichi perché non si può, certo che loro mo per un bel po' non possono fare fichi fichi, è un bel disastro. Elga, madonna, Elga è di una pigrizia pazzesca. Prepassare del tempo insieme, cosa dici? No? Perché no? Potremmo, così i bambini si conoscono. Dai, andiamo a trovare Ariel. Prima pulisci e poi andiamo a trovare Ariel. Io intanto quasi quasi farei la camera. Vabbè, la prossima volta vi faccio trovare la cameretta su fatta. Così adesso lei viaggia con i suoi bimbi. Lui come sta? Sta benone. Lei viaggia con i suoi bambini dopo che mi ha pulito i piatti. Lui recupera dei componenti e poi butta via il tutto. Guardate come sono belli tutti quanti qui insieme in cucina, come era una volta. Recupera dei componenti e butta via il tutto. Ok, benissimo. Dove si sposta? Butta via. E tu viaggia con i tuoi figli e andate a trovare Ariel. Ok, tutti e quattro te li porti dietro. Andate a vedere la nuova casa di Ariel. Eccoci qua, a casa di Ariel. Arrivati, bussa alla porta. Tu fai due complimenti a lei perché lei ti piace proprio tanto. Chiedi della sua giornata e andate dentro se avete freddo, su. E saluta affettuosamente Ariel. Non tu. Tu saluta Ariel, complimentati per la casa, digli oh sono contenta che vi siete fatti la casa nuova, ma sai che è proprio bella questa casa, è veramente bellissima. Come va? Come stai? Dai consigli di cucina, digli sai io ormai sono un'esperta, se hai bisogno possiamo cucinare qualcosa insieme. Sì, dai, sediamoci vicino al fuoco che fa un freddo cane. Come va tuo marito con la vendita dei suoi gioielli? Qui c'è qualcuno che fa casotto ed è la nostra Rachel che fa di brutto esempio per i nostri bambini. Tu cos'è che hai che non va? L'incendio ancora? Stretta di mano scautistica segreta. Sei teso, tesoro, l'incendio è finito. Toh, guardate che strano caso, lui puzza. Ma pensa un po'. Olè, la stretta di mano scautistica segreta. Perché non vai a parlare con... Siediti e chiacchiera qui, andate al caldo. E tu anche vai qui con... Vabbè, tu sei bella coperta. Questo è tuo fratello, perché non giocate un po' con Rachel? Giocate con Rachel, dov'è Rachel? Oh, loro stanno chiacchierando, a questo punto lei dice vuoi che ti cucini qualcosa? Eccola qui Rachel, dai fai amicizia con Rachel, parla con il sinestraneo, che siete tutte e due in cappotto. E dai con sti pasticci, ma è una fissa però questa dei pasticci.
Non se ne può più di pasticci. Dai, cucinale qualcosa. Servi la cena e cucina un formaggio grigliato oppure un pasticcio di verdure. Vai. Magari le diranno non è il caso di farlo. Però le sono buone intenzioni. Tu chiacchiera con Ruth, chiacchiera con Ruth. Lui si è messo a condividi l'affetto. No, cosa condividi l'affetto? Tu con lei. Entusiasmati per i dolci. Oh, ok. Questa cameretta adesso è bella grande, avete visto, l'ho ingrandita con gli ultimi guadagni di Matthew, ho spostato il letto per così, e così i bambini fanno un pochino di riferimento, non gliel'hanno fatto cucinare, non glielo fanno cucinare, perché non te lo fanno cucinare, Gioia, riprendi pasticcio di verdure. Non glielo fanno cucinare. Anche tu fai amicizia con Ruth, vai a parlarle, presentazione amichevole, ma sei nel club, è inappropriato, basta così, niente, non le vogliono far cucinare, ma vi sta preparando la cena, questa è una cosa ridicola, proprio è ridicola. Peggio per voi, vi sta preparando una cena meravigliosa, non so. E ti sei presentata a Ruth, sì, ok. E adesso lamentati dei problemi, dille mamma mia, guarda, con sto freddo nelle nostre case è impossibile riscaldarsi, è proprio impossibile. Siamo veramente messi male con questo inverno freddo. Lui dov'è? Ma perché sono tutti a disagio? Questo ancora all'incendio parla, pensa. Va bene, tu hai tirato fuori il mangiare? No, dove se l'è messo? Se l'è messo nell'inventario? No, dove l'hai messo il... Vabbè, peggio per loro, non l'hanno voluto. Cos'è questo? Il libro che aveva tirato fuori lei. Qui non c'è. Riprendi pasticcio di verdure. A sto punto non facciamolo andare a male. Lo so che non è appropriato, ma almeno gli servi la cena a sta gente. Non lo vuole riprendere. Niente da fare. Ok, allora si torna a casa. Lo riprenderà. Lo riprenderà. Vai a casa, vai a casa, vai a casa, vai a casa e vai a casa. Ragazzi, io vi saluto. Gunnar è diventato tecnologo medico, è addirittura al quarto livello e adesso dovrà diagnosticare la malattia di un paziente e curarlo con successo. Quindi iniziano le cose difficili. Vai a casa. E va bene, se ne va, antipatico, antipatico. Vi aveva fatto da mangiare, antipatico. È diventata simpatica tua moglie, sei diventato odioso tu. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao.